Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Calico o Calico, non lo so. È una preview e come tutte le preview non ho mai provato né giocato il gioco prima d'ora, infatti l'audio è fortissimo. Ringrazio vivamente PC King Games per la free key e andiamo subito a provare questo gioco. Ci consiglia di usare... Devo abbassare assolutamente l'audio. Ma non lo trovo. Linguaggio. Non c'è. Ok, full screen, grass. E l'audio? Non si può abbassare l'audio. Ma come? È fortissimo. Ok. Vabbè. Ci consiglio di giocare col joypad. E andiamo a giocare col joypad. Già vedo gatti volanti, cose strane che non capisco, però va bene. Fantastic. Beautiful, good, fantastic. Full screen va bene. New game. Enter your name. Ok, cancelliamo. Caps. Togliamo il caps. Io. Ta. Madonna. Ok, enter. No. Finish. Ah, ok, finish e start. Confirm. Dobbiamo creare il personaggio. Ok. Cosa vuol dire cince in inglese? Non è la più pallida idea, anche perché non vedo cambiare nulla. Eh? Skin color, questi? Sono colori un po' strambi. Questo. Ah, ok, ho capito. Questo non so cosa sia. La facciamo magra o un po' cicciottella? Un po' cicciottella. Il naso. Naso 3. E la posa. Questa è la posa. Ok, questa. Faccia. Poi ci abbiamo gli occhi. Ah, queste sopracciglia. Ciglia. Accessori. No, bruttissimo. Un cerotto sul naso. La barba. Ma come la barba? È una femmina. Vabbè. Graffio. Baffi. Ma che gioco strano è. Va bene. Gli occhi. Ah, forma di gatto. No, gli occhi normali. Questo cosa sarebbe? Ah, ok. La brillantezza degli occhi. Lasciamo questo. Poi abbiamo le labbra. Sarebbe rossetto, penso. Testa. Vabbè. Boh. Top. Ah, questi sono i vestiti. Ok, i clothes, ok. Infatti dicevo io, non abbiamo. Io vorrei abbassare però l'audio. Almeno la musica. Capelli. Allora, vediamo un attimo. Così. Ok, start. Sì. Ah, caffè. Ok, la camera torna indietro e here we go. Ok, questa ci dà il benvenuto al villaggio. Lei è la sindaca. Ok.
E ci dice di entrare dentro e vedere, cioè controllare tutta sta parpardella. Allora, no, 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 non volevo parlare con te. Ok, grazie. Allora, vediamo un attimo i movimenti. Io salto. Perché loro hanno colori diversi? Io sono così. Poi, animali non ne abbiamo. Mappa. Ah, è una stella. Character. Ah, possiamo cambiare colore quando vogliamo. Ottimo. Mi piace. Chest. Ok. Mount, pick up, jump, inventario, pausa. Sound. Sound. Oh, sì. Sì, sì, sì. Grazie. Ah, terribile. La musichina ad alto volume che ti distrugge. Ok, ah, era veramente forte, 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 ma troppo. Ok, perfetto, andiamo qui. Qui c'è un gatto che ci guarda. Ci saranno anche gatti di altri colori. Pick up. Madonna mia, che Mao gigante. Vabbè, l'abbiamo preso, adesso cosa possiamo fare? Lo posso lanciare? Jump col gatto. Dove lo devo portare? Madonna mia. È un po' forte il Mao gigante. Vabbè, cosa posso fare col gatto? Eh? Ah, lo immagazzino, lo metto sulla testa. Store animals e te lo butti sulla testa e cammini col gatto sulla testa. Beh, credo che sia un gioco basato sull'amore sproporzionato, sconsiderato dei gatti. No, non è un bug quello che vedete, è semplicemente la trasparenza delle pareti per far sì che la camera possa vedere il personaggio. Ok. Ma cos'è sta cosa? No, non so cosa stia succedendo. C'ho una cosa, forse per far giocare il gatto? Non lo so. Ah, usa toy, usa old pet. Il vale fusa. Madonna, sembra un trattore. Questa è la camera che si avvicina e si allontana. Vediamo per quanto. Ok, perfetto. Prendo il gatto. E che devo fare? Lo butto? Non si butta. Vabbè, mettiamocelo in testa. Ah, tappetino. Cioè abbiamo un tappetino. Il tappetino lo mettiamo sotto, qua. Non so cosa sia sto coso, però vabbè, lo metto qua. Qua, all'ingresso. No. Ok, non è il tappetino, mi sa che era quello per selezionare. Ok, questa è la nostra cucina. Ah, ci abbiamo le ricette qua. Ma il gatto. Getting started, put furniture in the cafe. Sì, ma cosa devo mettere? Cioè, allora, vediamo un attimo. Rotate. Non ruota niente. Inventario. Forniture. Ah, eccole qua. Ok. Si seleziona. Oh, mi serve un tavolo. Oh, finalmente. Allora, loro entrano da lì. Ah, praticamente una caffetteria per. Però ogni volta devo andare qua. Un po' brutto. Dove ha forma per i gatti. Tutto per i gatti. Anche se questo sembra un coniglio più che un gatto. Però va bene. Una sedia. Poi siccome mettiamo che vengono due persone. Diciamo così, una di fronte all'altra. Qua. E voilà. Perfetto. Poi prendiamo un altro tavolo. Facciamo un doppio tavolo. Magari lo mettiamo distanziati qua. Tipo, che ne so, boh. Qua, vicino alla finestra, vicino alla finestra. È sempre bello avere un tavolo vicino alla finestra. Così gli altri mentre mangi ti guardano. È brutto tra l'altro, però vabbè. Allora, uno. E poi un'altra sedia. Pappa. Qua. Ma non si può spostare. Una volta messo il tavolo, io non posso spostarlo? Fornitura. Ok. Se si volessi prendere questo tavolo. Ah, ecco appunto, bravo. Perché era compenetrato, ce l'ho messo male.
No, non mi piace ancora. Aspetta, aspetta. Prendi. No. No, questa è la sedia. Non so dove aggancia il. No, questa è l'altra sedia. Questa è l'altra sedia. Adesso prendi il tavolo. Bravissimo. Allora, il tavolo, mettilo qua. Sedia. Qua. Sedia. Ok. Qua. Perfetto. Poi abbiamo l'ultimo. Questi puff qua. Che lo mettiamo uno qua nell'angolo, qua così, ecco qua, e l'altro tipo qua quando apre la porta però ti spacca la testa. Quindi magari lo mettiamo qui che dà fastidio qua, così messo così. Sì, così storto, mi piace. Ok, abbiamo finito le forniture. Poi cosa ho? Ho pozioni. Cosa ho? Pozioni. Va bene. E poi abbiamo i giocattoli. Credo che quel gatto lì sopra in testa, poraccio, guardate come fa. Ok, lo possiamo posare. Come si faceva a posare? Così. No. Questo è il gatto. Ah, animali. No, questo è carico. No, aspetta. Che è successo? Non riesco più a uscire da. Ok, calico. Questo. Ah, oddio. Mi ha fatto male. Stai qui. Ok, comunque possiamo anche. No, 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 non prenderlo. Possiamo anche fare così e lui gioca, vedi? Ti gratti la schiena così. Ok, una volta fatto questo, andiamo a vedere in cucina. Se questo è un coso di ricette, vabbè. Il gatto però ci segue. Qua abbiamo il suo cibo, la sua cosa, le sue pappe. E andiamo qua, dalla tizia. Ci parliamo? Ok, ci dice di andare in giro a raccogliere, ad adottare altri animali. E quindi noi andiamo in giro saltellando trallallero, trallallà, tutto rosa, eccolo qua. Sì, in effetti un po' di. Un po' troppo roba. Ma perché corre come se fosse spaventata? Aiuto, i mostri, i zombie! Comunque ci abbiamo le sembianze di zombie, eh. Ah, comunque, Getty Started, pick up animals and friends. Then use animal command menu to make them follow you. Ah, qua c'è una tipa. Buongiorno. Vabbè, questa è la vicepresidente di questo posto che fa gli howl, sono i gufi. Ci può entrare? No, vabbè, non c'è niente. Ah, animale, questo è mio? No, questo è Calico, è mio. Mi butto giù. Tanti, il danno alla caduta non c'è. Mappa, zoom in, zoom out. Io sono qui, quindi sono nella direzione giusta, no? Quest, quella. Ah, devo parlare con Kiva. Quello l'ho fatto, quelle verdi, credo. Penso, vabbè. Non lo so. C'ho 500 dollagatti. Ah, è corporea. Salto, salto, c'è l'orologio. Questa è una porta finta, vero? Sì. Ok. Sì. Ok, andiamo qua. Questa chi è? E infatti, noi abbiamo una caffetteria di gatti. Sono la proprietaria, questa? Questa è succinta. Ok, questa vende invece accessori. Infatti, vedi, c'è la ciambella, il gatto, questo, ok, perfetto. Quindi su ciò che i mobili. Saliamo sopra perché non riesco a salire le scale. Ah, si è bloccato. Vabbè, permesso. Tu invece cos'è che vendi? Ah, abbigliamento. Perfetto. Abbigliamento alla moda. Ci possiamo cambiare? C'è 500 dollaroni? Allora, vediamo un attimo. Cosa posso comprare? Cioè, i pantaloni bianchi già ce l'ho. Il cappello da pirata. Le orecchie.
C'è tutto. Rimaniamo così. Ah, allora, vediamo un attimo. Saliamo di qua. Giampo, giampo. E questo chi è? Parliamo. Questo si chiama Cenere. Ash. Vabbè, e questa fa magie. Evento di Halloween. Ah, un rabbit. Un coniglio. È mio. Però non ho capito. Prima mi ero uscito i comandi da dargli a questo qua. Come mount. Forse non lo posso comandare perché è di qualcun altro. Comunque è lunedì. C'è scritto in alto a sinistra. E qui cosa abbiamo? Attenzione, la città! La città. E c'è senso evitato, non si può passare. Ah, pensavo si potesse. No, pensavo ci potevamo buttare. Ok, perfetto, andiamo in giro. Correndo come pazzi forsennati, con saggeggio. È bloccata la città, quindi dobbiamo sbloccarla. Vabbè, siamo confinati qui sopra nella montagna. Un procione! È un procione o uno scoiattolo? Ho un orsetto lavatore. Cosa sei? Sarai mio. Cos'è? Sì. È un raccoon che diventerà mio. Non ho capito cosa fa. Vabbè, che devo fare? Lo immagazzino. Lo porto via. È mio. O è di qualcun altro? Io non ho capito. Ah, Animal Command, eccolo qua. Vai al caffè. No, eh? Allora. Pick up. Follow me. No. Forse di qualcuna. Forse di questi qua, i padroni. Quindi devo trovare quelli liberi. Vai a parlare col maggiore Kiva. Vabbè, abbiamo incontrato degli animali. Andiamo a parlare con la sindaca. E questi chi sono? Sono contadini. Gatto nero! No, lo voglio il gatto nero. Il gatto nero è bello, ci sta. Mio! Sì, mio. Vai al caffè. Mio! Mio. Stora! È mio. Ciao, Calico, ho trovato il nuovo amico. Tu vai al caffè, Calico, non mi seguire. C'ho un nuovo amico in testa. Ok, salto di qua. Tu chi sei? Ok, anche lei ha un gatto strano. Ah, c'ho il raccoon che mi segue. Figo, ho trovato tanti animali. Pick up a Punjun. Vai al caffè. Ah, i fiorellini. Si possono prendere? No. Ok, perfetto. E tu? Chi saresti? Vabbè, questa gli piacciono i fiori. Io credo che debba andare di qua, no? Ci voleva una minimappa, però. Mappa? Dove sono io? Credo che. Non c'è neanche la freccia, quindi è un po' un casino. Credo che io debba andare a Change Icon? No. Ok, credo che io debba andare a Nord. Stai calmo? Allora, vai al caffè anche tu, perché mi sono confuso. Allora. E qua c'è quella dell'albero? Sì, di qua. Zombie! Ah! Salto, salto. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. In alto a sinistra cosa sono? Ah, le giornate. Pempinino passa. Adesso è lunedì, ma sono le due, le tre, le sei, l'ora.
E vai, parliamo. Sì, peccato che è coperto però così, eh. Aspetta. Allora, la zia mi ha lasciato un po' di ricette. Dice che dobbiamo cucinare e dobbiamo fare qualcosa, perché sennò sta caffetteria non c'è niente, no? Ok. Rispondiamo, ok, va bene. Vai nella cucina e prepara qualcosa. Intanto la nostra casa si sta impestando di animali. Vedete, ci sono tutti gli animali, 2 gatti che abbiamo preso, 3 gatti che abbiamo preso. Manca solamente il raccoon, il procione. Ah, eccolo qua, eccolo qua. C'è anche lui, il procione, che va in giro. Se usiamo questo si butta giù come i gatti, l'animazione, quindi è molto animalista. E andiamo di qua, questo qui... Scusate, la camera si era un attimo incacabusciata. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo fare i maccheroni, che non sono i maccheroni, ma sono dei biscottini, credo, sì, infatti. E vogliono farina, zucchero e uova, quindi flour, sugar, egg. Poi abbiamo il caffè, coffee beans, il caffè di fagioli. Vabbè, abbiamo il caffè fagiolato e del latte. E poi abbiamo il cupcake, che è farina, zucchero, burro e latte. Quindi, inizio la ricetta. Butta gli ingredienti. Siamo diventati piccolissimi! Sta cosa mi triggera. Questo la svolta. È diventato bello sto gioco. Subito, subito. Questa cosa mi svolta. Siamo diventati piccoli e possiamo fare la recipe. Allora, prendiamo farina. Salta e la lasciamo. Ah no, la lancia. Ma che figata. Sempre piaciuto. Mi ricorda un vecchio gioco di tanto tempo fa, che si chiamava, se non sbaglio, Home Sweet Home. Che erano dei piccoli... C'era la casa gigante e noi eravamo piccolini e andavamo in giro per fare... risolvere dei puzzle. Flour. Zucchero. Fornaciari. Poi... uovo. Ta ta ta. E poi ci manca il burro. Eccolo qua. Tutto quanto. Tutto qua. 8 quintali di burro. Che ce frega. Oh. Put the finished food in the tray. Ok. Che sta succedendo? RB ci dice, no? Ah, lo fai in automatico forse, aspetta. No. Non so perché RB continua a camminare, però vabbè. Ah no, put finish in the tray. Ah, lì lo devo mettere. Ah, scusate, infatti non capivo io. Vai! Così, no, qua. Così. Ah, ciao. No! Ce la faccio. Fatto. E poi facciamo altro cibo. Allora, avevo fatto una cupcake, poi facciamo un caffè. Allora, il caffè vuole coffee beans, che penso sia questo. C'è scritto caffè. Poi latte. Latte. C'è scritto latte. Nah! Sbagliato. Sta diventando sera, signori. Penso che voglia andare a dormire fra un po', no? Latte. Abbiamo fatto il super mega caffettone. E lo dobbiamo andare a mettere nel pass. Via, qua. No, non così. Ok, sta cosa è veramente carina. Ah, i fornelletti a forma di cuore. Peccato che quando esce subito e diventiamo pazzi. E poi, ultimo, i maccheroni. Allora, che non sono maccheroni naturalmente, facciamo. Ok, allora, dov'è? Farina, c'è un gatto enorme, si può prendere il gatto quando siamo piccoli? Poi vuole zucchero, fa cadere i denti, e poi l'uovo. Ma io posso sperimentare altre ricette? Boom. Dov'è finito il maccherone qua? Maccarones. Sono buoni. Maccarones. Tu mi sfidi e io me te magno. E io me te magno. Ok.
Perfetto, una volta fatto questo, andiamo a parlare con la sindaca Kiva. Ciao sindaca, ho fatto i maccheroni. È molto orgogliosa naturalmente. Lei ci dice, perfetto. Beh, dice che i viaggi in questa isola fanno schifo. E c'è una strada bloccata, però se parli in giro, qualcosa ci farà. Ok, il palazzo della montagna incontra le persone della città e parla circa la montagna. Quindi noi come assassini spiritati, dato che sono le 10 però è tardi, io direi di andare a dormire qua sopra. Oh, però non sporcate in giro, gatti, eh. Si può andare a dormire, sì. Save and sleep. Nuovo giorno. L'unica cosa che volevo controllare era questa. Seduti. Ah, perfetto, il computer non funziona, non possiamo giocare. Ok, direi che finiamo qui questa preview. Come tutte le preview, io non lascerò né un commento né un giudizio, ma lascio a voi capire se questo gioco vi piace oppure no. È un giochino basato un po' l'orientamento a tutto ciò che potrebbe essere il fatidico e fantomatico Animal Crossing o Time Upwards e tutti gli altri giochi così. Quindi siete in un'isola, avete un personaggio e crescete col personaggio, vivete un'esperienza con questo personaggio. Un classico gioco per passatempo. Naturalmente molto animalista, per chi piacciono gli animali potrebbe essere un bellissimo gioco. Naturalmente potete giocare anche con mouse e tastiera, cambiano i comandi e potete fare questo. Soprattutto Store Animal. Grazie di tutto, grazie di stare qui con me. Come sempre potete supportare il canale lasciando un commento o un like e se vi va iscrivetevi. E come sempre siete mitici. Alla prossima. Bye bye.